successo, infatti. Allora, quindi, dai, vieni a declamare una tua poesia. La facciamo recitare all'attrice, scusa, in caso. Sì, giusto, scusa. È bello. Con tanto piacere, ovvio, no? Come faccio spesso. Ragazzi, che dire? Io... si è fatta la cerca. Allora, salutiamo tutti. E, prima di fare il giro di saluti, mandiamo November Rain, che me l'hanno chiesta. E Nuvole, che la voglio dedicare a Luisa e a Teresa, che sono diventate due fan sfegatate, che sono la nipote e la cognata di Mario Sposato, che salutiamo. Quindi, sax, buon fine settimana a tutti. Però sax. Sì, io auguro buon fine settimana a tutti. Volevo, diciamo, concludere da parte mia questa puntata con una nota seria. Un abbraccio al popolo francese per quello che è successo durante questa settimana, qualcosa di veramente terribile. Abbiamo visto delle immagini, dei video scioccanti. Io penso che ciascuno di noi si può immedesimare in quello che è successo, perché tutti quanti noi quella sera avremmo potuto essere in quel teatro ad ascoltare un concerto musicale. Anche la perdita di una sola vita è qualcosa di inaccettabile in una circostanza del genere. Ci auguriamo di non vedere più queste barbarie, io le chiamo così. Ho sentito stamattina di notizie incredibili, il campionato belga che si è fermato, annullamento di partite, concerti. Annullamento di concerti, cioè non viviamo più, questa è una cosa ovviamente inaccettabile. Cioè, io penso che la vita debba essere una cosa bella, io non voglio avere né una concezione laica né religiosa della vita, cioè non voglio, diciamo, entrare in questo merito, però dico che qualsiasi persona o chiunque ce l'abbia data, la vita merita di essere vissuta, è un dono grandissimo, quindi non va spezzata. La cultura può essere una cultura religiosa, non religiosa, possiamo avere dei modi diversi di vivere o di pensare, però non credo che questo debba dare adito a violenze. Anche se è difficile, è un momento molto difficile, ci auguriamo che ritorni un po' nell'ambito della comunità internazionale una pace e una vita accettabile per tutti quanti. Con questo concludo e vi saluto. Okay, volevo dire che ho scritto una cosa questa settimana, mi chiedo quale Dio e quale religione richiede l'uso delle armi e del terrore, perché poi ancora una volta si fanno le guerre in nome di Dio, che lo stesso Dio poi confessa umiltà, però poi si fanno le chiese, le moschee, le cattedrali, e diciamo che forse questo Dio un po' evanescente viene usato come pretesto per farci ammazzare tra di noi, quindi ho detto forse Dio poteva intervenire togliendo il libero arbitrio agli uomini, a dei pazzi, perché quelli non sono uomini, perché chi non ama il dono della vita non sono dei pazzi, non sono uomini. Quindi mi chiedo qual è la soluzione, diventare dei mostri per difenderci dai mostri. Io credo che l'unica speranza che abbiamo, e penso che sia l'unica, per i nostri sogni è che prima o poi l'umanità cambi nel suo essere e a cominciare da uno verso l'altro nei rapporti proprio con le persone che ci sono accanto. Allora, io da parte mia, ritornando a Storie di Donne, appuntamento per tutti a Villa Euro il 25 novembre per il taglio del nastro dalle ore 17:30. Un ultimo ringraziamento, sperando di non essermi dimenticata qualcun altro, il che è molto probabile, all'Associazione Arcobaleno, che si è occupata di portare alcuni artisti all'interno di questa bellissima mostra che sarà visitabile tutto il periodo fino all'8 dicembre, e un ringraziamento particolare anche a Barbara Marini del Network The Imaginarium, che si è occupata di selezionare bravissimi fotografi. Quindi vi aspettiamo tutti, ingresso libero, viva le donne, viva la vita, viva la pace. Allora, un'ultima cosa. Grazie per essere stato con noi, Alisa. Vai, Sabrina. No, un'ultima cosa. Capisco che noi stiamo vivendo un bruttissimo momento, ci stanno mettendo il terrore e non possiamo andare da nessuna parte. Cerchiamo di essere forti e andiamo avanti. Quindi il giorno 25 a Roma avremo questo evento, cerchiamo di esserci, come nei musei, come ai concerti. Non dobbiamo pensare mi chiudo in casa, uscire, stare fra la gente, affrontare qualsiasi cosa è l'unica cosa da fare oggi. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Claudia. Sì, eccomi, io anch'io saluto tutti, mi associo al vostro pensiero e rimando tutti alla prossima settimana. Buon weekend a tutti e continuate a fare come state facendo, la grandissima. Okay. Certamente. E io concludo dicendo una frase storica super conosciuta: facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Un bravo, bacione a tutti.
Non so se questo odore passerà. Non so se basterà camminare nella pioggia per confondere queste lacrime di te. Ridere sotto il sole e le nuvole.